Ah, che bel prato in fiore. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dall'arrivo al passo Campolongo. Il mio albergo. E siamo al Campolongo. Foto e video di rito e ovviamente siamo sulle Dolomiti, il secondo giorno, e sta per iniziare il secondo video di questo giro. E in questo video vedremo la discesa dal Campolongo ad Arabba e poi avanti fino a Pieve di Livinalongo. Si riparte. E ora la discesa fino ad Arabba. E poi da Arabba si va per il Giavo. Ma che belli sti fiorellini. E qui è freschino, però a scendere. Tengo comunque giù i manicotti, perché comunque non è così freddo. Però qui diciamo il gambale ci sta. Per il Campolongo da Corvara sono 335-336 metri di aumento di quota. Di spettacolo, di panorama, strada un po' da sistemare, ma tanto ci stanno lavorando. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Questo potrebbe essere uno di quelli. Bello, spettacolo. Ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate una serie di link utili, tra cui anche la traccia su Strava per poter fare, se volete, lo stesso giro. E ovviamente, se volete, potete seguirmi su Strava in modo da sapere subito i giri che faccio in bici. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Che freschino qui. No, no, il gambale è fatto bene a mettere. Soffrirai al sole, ma stai bene all'ombra. Ciao!
ci vanno giù i ciclisti veri. Io che faccio le riprese video invece molto molto più caldo. Panorama. Sì, questo è quello dove coltivavano i fiori e l'orto. Siamo ad Arabba. Adesso cambiamo la batteria, così siamo pronti. Direzione Falzarico, questa volta. Ah, che bella giornata però. Ci siamo fermati qui, quest'anno tiriamo in via Passo Falzarico. Grazie, ci fermiamo
a cambiare la batteria. Arabba! E facciamo una selfie panoramica di Arabba prima di ripartire. Guarda, guarda che bello. Si riparte. Ha passato il gambale. Speriamo che non dia fastidio. Passo Falzare con 21. Alfauro. Renaz o Renac, capire qual è quella lingua italiana, uno dei due. Arriva una macchina. Chiesetta tipica. Costanza. Quindi è la seconda quella in italiano, direi, quella più in basso. Che bello.
tutto discesa, e se uno vuole fare un altro verso è tutta salita, eh? Non dura però. Alzare con 17, ciclista in arrivo e camioncino. Il ciclista non arriva. Qui siamo al 3-4%, siamo col padellone. Qui mi sembra un po' bassino il guardrail, c'è da cambiare. Viene bene per i video, ma per la sicurezza mica tanto, si vola di sotto, eh. Non io che vado pianissimo, ma... Alzare con 16. Qui siamo in uno dei tratti in cui l'anno scorso è avvenuto il disastro. Migliaia di alberi caduti per il vento fortissimo a 150 km all'ora. Guarda che macello, sia dall'altro lato che nel tratto che abbiamo appena passato. Livinè, questo è uguale, pare.
è già finita. Iniziamo già con i dolorini, eh? Alle gambe. Dolore alla gamba destra. Pieve. Qui è venuto giù frenato di brutto, eh? Devono risistemare proprio anche la strada. No, abbiamo anche visto Volvo XC40. No, di qua. Lì è Col di Lana. Ehi, che bello. Paesino bellino. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, il giro continua con altri video, ciao, alla prossima!